Schmidt. Voi direte, che cosa c'entra Schmidt? Perché ci metti Schmidt? Cosa c'entra Schmidt? C'entra sempre. Ma c'entra in modo chiarissimo. Lui ha fatto un libro che si intitola Romanticismo politico. Quello è il libro contro l'ideologia. Che cos'è il romanticismo politico? È la liricizzazione del mondo. È il soggetto che letteralmente si sogna di essere signore del mondo e che il mondo obbedisca ai suoi impulsi. Come un poeta che mette una parola qua, una parola là e costruisce un universo che è tutto suo. La differenza è che questo poeta non esce dalla bolla che si è creata. Allora voi direte, vabbè, cosa c'entra con l'ideologia? C'entra perché Schmitt dice che i romantici sono i liberali. Che un romantico è uno che crede nel parlamentarismo. Voi direte, ma è matto. Ma sì e no, nel senso che il romantico crede che la parola sia sostitutiva della realtà, che la bolla ideologica sia la realtà. E il parlamentarista, se fosse una persona seria, crederebbe che la politica si risolve tutta nella discussione, nell'odio. Fosse serio, oggi non ce n'è più di serio. Uno serio dice sì, il Parlamento serve perché la politica lì trova la propria trattazione opportuna, cioè il discorso. E questa è. Schmitt qui sghignazza e dice: questa è ideologia, nel senso che qui tu credi di agire e sei agito. Il romantico è uno che crede di essere signore del mondo e corre sempre, si trova a correre dietro alle potenze reali di questo mondo, che lui neanche capisce, e di fatto si trova attaccato a quello. Una volta a questo, una volta a quello, tanto non ha alcuna capacità di comprendere il corso del mondo. Immerso com'è nella propria bolla. Il Parlamento, allo stesso titolo, si crea una bolla in cui le questioni vengono delibate, deliberate, discusse, messe a votazione e crede che in questo modo, attraverso la norma votata a maggioranza, attraverso la rappresentanza, crede che il mondo sia stato regolato. Voi direte, non è vero, nessuno ci crede più. Beh, certo, ormai il parlamentarismo è morto, ma insomma, quando Schmitt scriveva, stava diagnosticando una morte che stava avvenendo. Ecco. A Schmitt, che nel 23 scrive il libro sul parlamentarismo, rispondono un bel po' di persone, fra cui Gaetano Mosca, dicendo che il parlamentarismo non è morto, tanto per dire. Gaetano Mosca si rimangia quello che aveva detto 40 anni prima. E dunque, detto in modo più sistematico, che cos'è l'ideologia per Carl Schmitt? È il fatto che la modernità non può non pensare in termini ordinativi. Primo. Secondo, che la modernità pensa in termini ordinativi fondando l'ordine sul soggetto. Il che è ideologia, cioè è costruzione sostitutiva di ciò che invece non è soggettivo, nel senso liberale, ma ha una propria oggettività. Oh, calma, perché l'oggettività di cui stiamo parlando non è un'oggettività ontologica. Schmitt non contrappone l'essere alla parola. Mi contrappone l'eccezione alla parola. Non so. L'eccezione è l'analogo strutturale della Einschlossenheit, cioè è l'atto che perfora la bolla. E va bene. Ma sta dicendo qualcosa di diverso ancora, cioè sta dicendo che la modernità è due cose.
Una è la coazione a pensare in termini ordinativi. Secondo, in parallelo, questa coazione a pensare in termini ordinativi si manifesta sul vuoto, e qui non c'è niente da fare perché è successo che Dio è morto, ma si manifesta oltretutto come coazione sempre più coattiva e sempre più infondata. Cioè, al tempo stesso si dimentica il fondamento ontologico, e questo va bene, non c'è niente da fare. Dio non può essere chiamato in causa. Ma al tempo stesso si dimentica anche che se Dio non è in causa, non può essere sostituito dal soggetto. Bisogna fare a meno del fondamento. Bisogna accettare il non fondamento, cioè la possibilità dell'eccezione. Di questo la modernità tende a dimenticarsi. Cioè, la modernità alla fine si presenta soltanto come una serie di sforzi ordinativi, con la illusione che questi sforzi ordinativi riescano. La modernità si autoracconta che l'ordine è possibile, proprio perché non c'è Dio. E si autoracconta che l'eccezione la si può emarginare, la si può non vedere. Che l'eccezione è un'eccezione che non dice niente, invece per Schmitt l'eccezione dice tutto. Se lo autoracconta prima come passando da schemi ordinativi ad altri schemi ordinativi, passando da ideologia a ideologia. Che cos'è per Schmitt ideologia? È una coazione all'ordine infondata che non sa di essere. Abbiamo messo insieme il libro di Schmitt sul romanticismo politico, abbiamo messo insieme teologia politica, abbiamo messo insieme il saggio del 29 sull'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni. L'ideologia è una serie degli schemi ordinativi vuoti e infondati. Allora, infondati non è colpa di nessuno, vuoti non è colpa di nessuno, ma sempre più creduli sul fatto che l'ordine sia facile, a disposizione. Prima col Dio dell'illuminismo, poi con il logos liberale, poi con la tecnica, poi col comunismo, che almeno ci mette in mezzo una rivoluzione, il che lo rende infinitamente superiore ai liberali. Poi quelli sono senza Dio e sono da fucilare tutti, però almeno hanno l'idea che non si arriva all'ordine per default. Bisogna fare un po' di fatica, perché l'essere non c'è. Da cui appunto l'ammirazione di Schmitt viene, grande delinquente, però almeno uno che sa che cos'è la politica, cioè decisione. Gli altri non lo sanno perché credono che la politica sia il fatto che si formano degli ordini, chissà poi perché, eliminando. E questo è certamente una buona cosa, eliminare qualcuno, vuol dire che riconosci che c'è un momento polemico. Però eliminando quello, quell'altro, quell'altro ancora, magicamente si forma un ordine autosostentato, autosostenuto. Un ordine che bastava eliminare quel tizio là perché si manifestasse nella sua evidenza. No. Siamo noi quando diciamo. Basta con la politica, l'economia si fonda da sola, si regola da sola. Oppure quando diciamo basta con la politica, la tecnica si fonda da sola, si forma da sola. Siamo dentro una bolla metafisica e non lo sappiamo. La bolla metafisica dell'ordine facile.